Bello, così si chiama il protagonista della nostra storia, vive in un quartiere residenziale di Napoli, ma potrebbe essere di qualsiasi città d'Italia o forse del mondo. Proprio per questo è sempre la stessa storia. Ancor di più in questo momento, in questo periodo di crisi che ha colpito il mondo senza risparmiare nessuno. Poveri e ricchi, bianchi, neri, gialli, personaggi potenti e non, famosi e gente comune. Un po' come la morte che falce prima o poi miete tutti. Fello è al cellulare e cerca senza farsi scoprire di comunicare con Sara, la sua, come vogliamo dire, amichetta, che ha sempre la brillante idea di chiamare nei momenti più impensati, come ora ad esempio, ora che Anna, sua moglie, sta preparando il casatiello e gli chiede continuamente una mano. T'ho detto un sacco di volte, tu fammi prima lo squillo, poi io se ti posso chiamare ti richiamo e ti rispondo. Invece no, brucco da branca di brucco, ti faccio anche la tua telefono, no, amore mio. Oh, ma tu non mi chiami mai? Io sto sola sopra in questa casa. Ah, e dillo con mamma, dai, e dillo che non ce la fai, che bravi. Oh, ma bravo. Fammi capire come desideri, che ho abusato il corpo mio. Aspetta, ora ti dico quella frase che ti fa impazzire. Abuso me. Abuso pure me. Sfrantumami di baci e carezze. Arrizzate tutti i capelli, razzolina mia. E Sara, ma non va così. Da sta moglie, ma bascia, non c'è. Ma Maronna sente che sta facendo il telefonato. Io sono un suo marito. Oh, vorrei mangiare la capi, due casatiello, ma non facciamo queste cose sprovvedute. No, sai, non mi piace. Ma che coccola, è tutta quella frase, già. Io te le dico queste cose, però piano piano, ti sa, quella giù, basta dire, non ti dimentica. Allora, io te lo dico, bel bellino, io mi abuso dei siamo le mie donne, e ho tornato bello. Che stai facendo? Sto facendo, ma chi? Come chi? Sono io. Ma io chi? Ma chi che sta questa voce? Io non lo so chi sei, io stavo parlando con una cosa importante con un collega, con un amico mio di affari importanti, bella buona sentita la voce, ma lo esce, ma lo sai. Ma chi sta parlando? Ma non urlare, perché ci devo vendere il caccavel? Fello, ma guarda il collega, che sei ormai la tua vita, fai il microfono, omicione, abusista. Fello, ma con chi stai parlando? Vienimi a dare una mano. Tu, casa di me, tu vuoi solo mangiare. Tu abusi della mia pazienza. Ah, allora tu abusi pure Rex, no, solo me. Oi, tu devi abusare solo di me. Abusatore senza strumento. Bello! Bello! Mamma mia! Mamma mia, chi si sta sempattata a fare? Bello! Ma si può sapere con chi stai parlando? Io ti sento parlare al telefono da stamattina! Ma stai parlando? Chi mi sta abusando? Ma chi è che sta parlando allora? Ma tu sei inguaiato! Hai già capito tutte cose, eh? Vieni, vieni! Vieni a bastare casatiello insieme a me, bellilla, vieni! Ma rotto porta chi? Ma che resto scuro, non vedo niente, dammi vista! Ma succede il finimondo! Ma chi è che sta parlando in tavraghetta tu? In tavraghetta? Non dire baggianate. Io stavo parlando al telefono con un amico. Improvvisamente nella conversazione è intervenuta la moglie. Io momentaneamente sono poco imbrogliato, non sapevo. Donate, bravo, guarda parola poco, non sapevo dove mettere il telefono. Poi là. Me lo sono ficcato in avraghetto, come dici. Ma non dice rociucciaria. Niente di meno, tu ti distrai, prendi il telefono e te lo infili nei pantaloni. E se ti chiamavano per dire un citofono, che facevo? Luava, faccio pure e te lo infilavi in avraghetta. Magari con tutto il mattonello. Ah, ma state zitta, che tu dici solo sciocchezza. Tu e chi li quattro scemi gli amici tuoi.
No, cara, bella mia, mo mi davo il tempo. Mi ha già capito, chi si chi è? Dobbiamo un attimo stare telefonati. Ah, state zitti, ti preoccupare. Poi dopo ti richiamo con calma, tutto quello che vuoi. Vabbè, amore, mandami un bacino però. A proposito, hai sentito Achille? La voce, come si chiama? Chi lo cronista che è morta? Sandro Ciottoli, eh? Ciottoli, ma che sta dicendo? Tu c'ho sbrellette, ma piace. Sandro Ciotti. Sì, è vero, comunque è vero, c'hai ragione. Sandro Ciotti è stato un grande, non c'è niente da fare, un grande. Però abbonato. Senti, comunque io mo, sai, io piccolino mio, poi c'avevo mangiato. Dove c'è coccolino, dove c'è coccolino? Ehi, pure io amo, smack, e abuso pure me, capito? Fa come se fosse l'abusivendolo mio. Ma la volete finire tutti? E questa è una schifezza, e non mi stancate un minuto, senza vergogna. Ma non la retta chi, stiamo stanco in linea. Sto facendo una telefonata, insomma, e si deve sentire voi che ci sono continuamente senza interesse. Ma il carino, praticamente, stava parlando con un'amica mia. Ah, quindi? E tu ti sei intromessa. Ma fammi capire chi sei. Ma chi sei? Io non lo so, guarda, da dove sei uscito? Che buono. E poi gli ti ha dato il mio numero? Chi ti ha dato il mio numero? Come ti fai ad inserire nelle mie telefonate? Forse come si chiamano quelli che la cieco? Ia che scassa, e qua? Non c'è più un limite a niente con te, praticamente abbiamo perduto l'intimità, abbiamo perduto la pace. Che lo già ci hanno chiuso in dalla casa la mattina, se ce ne facciamo una... Poi vieni pure tu, un po' di fare una telefonata, un po' parlare con un'amica, tu vieni, sta a dire voce altro buono, loco. E ma che bai drone? Gli si... E io? Ma allora si sceglie, se io dico lui e San Miette, aggiungo te, capite quello che voglio dire? Allora si è proprio credibile. Perché la comare tua se n'è andata, l'hai salutata, l'hai mandato il bacino. E a te che te ne fotta? Passa una moglie che le devo parlare. Ma chi sta caduto la pandella? Come ti chiama? Fammi sentire. Mi vuoi dire chi sei o non mi vuoi dire chi sei? Ma ragiona un po'. Chi potrebbe sapere tutte queste cose di te? Chi potrebbe entrare a piacimento nella tua vita, disporre delle tue cose a tua insaputa? Chi? O suocera. Don Antonio, ma lascialo stare, poverino. Lui si è piazzato davanti alla TV da quando è iniziata questa storia e non si è alzato più. Quello è capace di dare, di tenere la contabilità degli infettati paese per paese. Parla, maledetta! Ma chi sei? Allora chi sei? Ecco, l'hai detto, potrei essere lui, il maledetto, il demonio. Fello, c'è Don Armando? È venuto a portare la posta? Fallo entrare, Qui, mo t'ha già lasciato 5 minuti perché è venuto chi sta a portare la posta. E mette cagò, poi ti va a capire la posta, capito? Accomodatevi, Don Armando, voi tenete la mascherina, i guanti, tutte cose, è vero, ce li avete? No, e a che serve? Per venire qua, sono venuto da Srasomu, o virus, sarin dall'aria, mica sarin dei muri. Per quanto riguarda i guanti, li ho prestati a mia moglie, doveva tagliare le cipolle, così. O virus, se sto una capuzza di cipolla e mi raffugato in da ginoise. Ah, a proposito, scusate signor Fello, guardami una curiosità, ma Fello è un nome straniero. Io mo lo faccio passare, ve lo spiego io, vedete? Voi dovete sapere che la buon'anima di mio padre teneva molto, ma molto, ma molto in considerazione Raffaello da Vinci,
Da Sanzio! No, David! Bravo, ma avete levato il sottile Raffaella, bravo! Grande scultore, diceva lui, un grande pittore, un grande artista, un architetto senza... insomma, era bravissimo. Allora che pensò? Che pensò di farmi? Sì, mo faccio una cosa. A mio figlio chiamo Raffaello. Però invece di chiamarmi Raffaello, ebbe l'idea carina, di darmi un diminutivo. E meno male che siete nato uomo, perché si nasceva da femmina, vi chiamavano Fella, e chi stuperito, vi chiamavano Fella e Pastina. Guarda, mio, adesso a posto. Arrivederci, arrivederci. Ma avete capito, non vi dovete pigliare confidenza. Devo andare giù in acqua, in umaca, io vado in acqua. Arrivederci, è stato poco. Ci può dare poche confidenze. Ma che picciò, ma che picciò da rimanere purtì, da rimanere purtì. Dunque, fammi capire un momento una cosa, no, perché... a me mi sfrodlaccia la cervellazza. Vuoi lasciarmi dire che tu sei il maligno, che tu sei il demonio, che tu mi condizioni, che tu mi osservi, mi segui in ogni dove e mi comandi tutto quello che fai. Ma se che c'è di noi, ma fammi piacere, va? A parte il fatto che io non ti seguo, ma sei tu che mi porti in ogni posto, non mi lasci mai un attimo, e quando ciò accade vai in panico. Io non ti parlo, sei tu che mi parli continuamente. Siete voi umani che mi parlate oramai in ogni momento della vostra vita. Siete voi umani che parlate guardando stupidamente lo schermo, senza fare caso a ciò che succede in giro. Potrei essere un demonio, sì, ma potrei essere anche un'intelligenza artificiale di questa terra o di altri mondi. Voi dovete sempre essere inquadrati, guidati, condotti, indirizzati. Potrei essere anche il buon Dio, che come al solito deve accorrere in vostro soccorso, per porre rimedio ai vostri errori, dovuti al vostro egoismo, alla vostra sete di avere sempre di più, non fregandovi degli altri, dei bisognosi, di chi vi chiede aiuto, e non avendo minimamente rispetto di ciò che vi circonda. Ed eccovi allora a sfruttare la vostra terra, distruggere il vostro mondo, i mari, i fiumi, le vegetazioni, la terra che seminate e in cui vivete. Salvo poi, dopo cicli, tragedie, guerre, pestilenze, inondazioni, pandemie, ecco, diventare più buoni, sentirsi più fratelli, allargare le braccia. Vedi, questo virus mi induce tutti a pensare che la felicità, la serenità, la gioia è nelle piccole cose, nell'umiltà. La paura di essere vi fa cantare al balcone, vi fa donare un sacchetto di cibo a uno sconosciuto, vi fa applaudire a un dottore, un infermiere, vi fa capire com'è bello guardarsi negli occhi, vi fa desiderare di uscire, di correre, di passeggiare accanto al mare, a saziarvi del suo odore, di mettere le mani nelle fresche acque di un fiume, di carezzare la testa di un bambino, di bere un bicchiere di vino in compagnia, di ridere a crepapelle. Quando tutto questo sarà finito, per quanto tempo ancora questi pensieri vi accompagneranno? Per quanto tempo ancora vi sentirete? Non c'è nulla da fare, siete fatti così. Ma che devo fare? Purtroppo siete anche la mia debolezza. Mo fa una cosa, studio su cose e vado a fare. Un sacco di cose da fare per aiutarvi a venire fuori da questo ennesimo guaio che avete combinato.